Il paradiso delle signore trame 30-12, Ferdinando Fiorenza sul segreto che gli cela. I telespettatori della soap Il paradiso delle signore sono in attesa di sapere quando Ferdinando scoprirà l'inganno di Flavia, che l'ha portato a pagare una somma ingente per il suo intervento in America. In realtà che la signora Brancia non è mai stata malata e ha finto di avere urgenza di un intervento. Presto la verità verrà a galla con tutte le sue inevitabili conseguenze, che si ripercuoteranno anche sul rapporto tra Torrebruna e Ludovica. Nel frattempo Gemma incontra una sua vecchia conoscenza al circolo, che le farà tremare le vene e i polsi. Si tratta di Carlos, la cui presenza sarà determinante per il futuro della giovane. Dopo la cocente delusione di Marco, che l'ha lasciata tempo fa per vivere la sua storia d'amore con Stefania. Sempre in tema di bugie, Irene avrà la brillante idea di sbarazzarsi della corte di Alfredo fingendo di essersi fidanzata con Michele, l'artista per il quale si è presa una cotta. La situazione precipiterà quando Alfredo, che rode di gelosia, deciderà di affrontare Michele, il suo rivale in amore. In questa circostanza il giovane sarà spiazzato quando verrà a sapere che Irene gli ha raccontato una bugia per allontanarlo. Nelle nuove puntate del Paradiso delle Signore, l'amicizia tra Gemma e Roberto si consoliderà ancora di più. Landi ha intrapreso una storia d'amore segreta con Mario e la giovane Zanatta lo sta aiutando, nella speranza che le circostanze non diventino davvero pericolose per il povero Roberto. Ci sarà una bella novità per Gemma, che ha finalmente voltato pagina dopo la delusione ricevuta da Marco. La ragazza incontrerà una sua vecchia fiamma al circolo, Carlos Garcia, e ne rimarrà piacevolmente colpita. Finalmente Conti ha trovato l'amore, dopo la brutta notizia che gli ha dato Marta a Parigi chiedendo l'annullamento del loro matrimonio. La storia d'amore con Matilde lo renderà molto felice, ma la presenza di Tancredi sarà di enorme ostacolo, dato che sarà intenzionato a riconquistare la moglie a ogni costo. Un suo gesto spiazzerà Vittorio e Matilde, sempre più preoccupata dalla sua perfidia. Torrebruna ha capito che Fiorenza gli sta nascondendo qualcosa di molto grave su Flavia. La sua strana frase lo ha insospettito e proprio per questo la presserà per arrivare alla verità. La storia con Ludovica inizierà a vacillare. Adelaide e Marcello, nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, avranno modo di alzare i calici dopo aver soffiato abilmente la compravendita del palazzo al quale era interessato Umberto.